Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni lunedì alle 14 siamo tornati sul My Club di PES 2017 e questa è la classifica, ragazzi. Allora, come vedete abbiamo già 4 punti, quindi la salvezza è già raggiunta e ci manca un solo punto, ragazzi, per poter passare in divisione 10. Quindi in questo episodio proveremo ad andare appunto in divisione 10, ci basta un pareggio. Vediamo, ragazzi, subito chi sarà il nostro primo avversario del giorno. Ok ragazzi, eccoci giunti nella prima sfida dopo tipo 3 ore che stava cercando l'avversario, che ha 447 di valutazione e 452, quindi siamo veramente lì. Ragazzi, la mia formazione è la stessa con l'unica novità di Lemina, che ho trovato in un pack opening singolo che ho fatto offline prima di iniziare a giocare. Il nostro avversario invece schiera Costil, Martin, Benaluan, Danilo, Marcos Roya, Chan, Cristig, Fernandez, Rodriguez, Robikin come capitano e Paco Alcaraz. Quindi ragazzi, una buona formazione, dobbiamo fare attenzione, andiamo a vedere come andrà il primo match del giorno. Attenzione qui, il nostro avversario è solo. Il nostro avversario è solo ancora, pallone dentro Raggi. Abbiamo rischiato. Brienza per Neymar, che è velocissimo Neymar. Prova il tiro Neymar. C'è la palla di De Jong e non riusciamo a segnare. Vicinissimi all'1-0. Vicinissimi. Porca troia. Attenzione, cross di Riccardo dentro Neymar sulla linea. Che cosa ha preso il portiere? Ancora Raggi dentro per Alexis Vidal e finisce il primo tempo, ragazzi, avarissimo di tiri. Come vedete, 3 tiri io, uno solo lui. Però ragazzi, una partita molto comunque equilibrata. Abbiamo giocato leggermente meglio noi. Andiamo a vedere come va il secondo tempo. Neymar ancora, Neymar, bravo Neymar. E allora Neymar va in avanti verso De Jong. Colpo di testa fuori di pochissimo. Attenzione qua, Raggi che va a chiudere. Cross dentro, colpo di testa, c'è il gol. C'è il gol, ragazzi, nulla da fare. Marez ha segnato l'1-0 di infilata. Dobbiamo recuperare, porca troia. Attenzione ancora l'avversario, ora. No, qua erroraccio, 2-0, ragazzi, nulla da fare. L'ora di Alexis Vidal raddoppia. In 2 minuti ha fatto 2 gol dopo che la partita era equilibrata. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo. Lemina. Lemina. Prova il tiro. Lemina. Fuori. De Jong. Sì, vabbè, arbitro. Però non fischi un cazzo di niente. Non fischi. E vaffanculo un po', eh. Neymar è velocissimo. Neymar. Allora Neymar ancora. Neymar. 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 Può provare il tiro. Parata. De Jong rimane lì 2-1. Attenzione, ragazzi. 2-1. Abbiamo accorciato le distanze. Ricordo che non ci basta il pareggio. Quindi un altro gol potremmo recuperare. No, no, salva tutto, ragazzi. Ma ho problemi di lag, porca troia. Che problemi di lag che sto avendo, ragazzi. C'ho problemi di lag serissimi. Neymar ancora. Neymar si smarca. Neymar, il tiro deviato, palla che rimane lì, palla nostra Neymar. È miracolo, e non ci credo. E non ci credo. E non ci credo. E non ci credo. Non ci credo. Contro il lag, contro tutto, era solo. Attenzione Brienza per De Jong. Dentro verso Neymar. Neymar. Neymar ancora. Neymar. Neymar. Pallone dentro. E salva tutto. Ma non ci credo. Erano in 2. Niente da fare, ragazzi. Porca troia. Niente da fare. Un punto ci basta. E l'abbiamo persa, ragazzi. Con quel cazzo di lag l'abbiamo persa. Ecco qui. 9 tiri noi e 5 lui, ragazzi. Abbiamo giocato anche meglio di lui. Però ci ha fatto quell'1-2 micidiale. Vabbè ragazzi, andiamo subito nel secondo match del giorno. Ok ragazzi, eccoci giunti contro il nostro secondo avversario. Valutazione 370 contro il nostro 412. Siamo scesi da 452 dopo la sconfitta. E vedete, c'è una formazione di tutto rispetto con Casillas, Jardel, Barzagli, Digne, Coleman, William, Benat, Pjanic, Insigne, Di Maria, Remy. Non so come faccia un avversario con una formazione del genere avere solo 370. Mi sembra strano. Io ragazzi ho lasciato la stessa formazione del primo match. Andiamo a vedere se riusciremo a ottenere almeno un pareggio per passare in divisione 10. Attenzione, prova il primo attacco lui. Cross dentro e c'è subito il gol, ragazzi. Prima azione, primo gol. Nulla da fare con Remy. Non è giornata oggi, ragazzi. Mi sa che oggi non è proprio giornata. Pallone dentro. Attenzione qua. Attenzione. No, vabbè, ma quale rigore. Vabbè ragazzi, comunque gli arbitri qua sul PES 11 sono scandalosi, ragazzi, gli arbitri.
Young recupera, la mette dentro verso Neymar. Che è solo Neymar il tiro, e ogni volta viene fermato. Ogni volta. Andiamo col calcio d'angolo. Pallone dentro, Lemina fuori. Ancora Riccardo Montolivo, dentro Lemina, ancora uno sacco di testa, il miracolo. Attenzione qua. Ancora lui solo, c'è il gol del 2-0, ragazzi, ma non è possibile. Dai, ma non è possibile. Ogni tiro che fa è un gol, ragazzi. Due azioni, ha fatto due gol. Ragazzi, è finito un primo tempo 2-0, veramente. Vediamo, due tiri, ha fatto due gol. Io ho quattro tiri, niente, ragazzi. Oggi non è giornata. Non riesco proprio a vincere, non riesco a segnare. Spero di recuperare nel secondo tempo. Ragazzi, io non mi arrendo, ovviamente. Ci proverò a tutti i costi. Attenzione ancora a lui. Miracolo. Pallone che rimane sempre lì. Non riesco a toglierlo ancora a Padelli. Bravo Brienza qua. Per Neymar. Dentro. Verso De Jong. È buona. De Jong. De Jong. E dai, ogni volta, ragazzi, non riesco a tirare. Ogni volta. Veniamo sempre recuperati. Sempre. Niente da fare, ragazzi. Seconda sconfitta. Stiamo giocando male, gli avversari sono fortissimi. Non riesco a vincere. Ragazzi, comunque ho deciso di fare una terza partita in questo episodio per cercare il punto che mi porterebbe in divisione 10. Queste nel frattempo sono le statistiche, ragazzi. 6 tiri noi, 4 lui. Ha fatto 2-0 e niente, ragazzi. Per ora sembra che abbiamo il momentum contro. Mi viene da dire questo. Comunque andiamo a vedere il nostro terzo avversario del giorno. Ok ragazzi, eccoci giunti al nostro terzo avversario per cercare il punto che ci darebbe la promozione in divisione 10. Lui ha valutazione 495 contro i nostri, purtroppo, 376, siamo scesi. A lui in porta c'è la Font, poi Fig, Alex, Mascherans, Morbidelli, Giorginio, Sergi Roberto, Benyat, Campbell, Bojan e Javi Hernandez, il Cicciarito. Noi ragazzi abbiamo la stessa formazione di sempre, solo che ho tolto Lemina e ho messo Sturaro. Ragazzi, ho tolto anche. Allora, ho messo Keita e De Jong. Mi sono dimenticato. Sì, Neymar l'ho messo dietro le punte. Ho tolto quindi anche Brienza. Oltre alla sostituzione che ho fatto di Sturaro per Lemina. Ok, ragazzi, andiamo a vedere come andrà questo terzo match. Attenzione ancora, palla messa dentro. Colpo di testa parata. Era stato lasciato solo, però è incredibile. Duncan. Attenzione, il tiro dell'avversario fuori. Ragazzi, ci siamo vista brutta. Errore di Duncan in disimpegno e l'avversario stava per segnare. Attenzione qua, che Keita è veloce. Se ne può andare Keita. Keita allora salta il proprio avversario. Keita dentro per De Jong. È solo De Jong il tiro là. Vabbè, ma non... Ragazzi, non si... Cioè, no, oggi non segno. Oggi non... Ragazzi, oggi non è giornata. Non segno neanche se... Ragazzi, niente. Attenzione qua ancora, palla dentro. De Jong. Anticipato il tiro di De Jong, miracolo. Ragazzi, non è storia. Oggi, ragazzi, non è giornata. Non è giornata oggi, ragazzi. Guardate qui De Jong. Cioè, tiro bellissimo, miracolo. Nulla da fare, ragazzi. Andiamo dentro con Montolivo. Cross dentro De Jong. E sulla linea. E poi la palla ancora per Neymar fuori. Ma porca di quella troia, porca. Porca di quella troia, porca. Ragazzi, oggi non è storia, ragazzi. Ma guardate sulla linea, tutti i miracoli. Neymar a botta sicura fuori, ragazzi. Niente. Niente, ragazzi, niente. Ragazzi, primo tempo che finisce 0-0, ragazzi, ma non è storia. Abbiamo divorato il gol davanti al portiere in tutte e tre le partite. Ogni volta che mi sono trovato solo davanti al portiere, il tiro è andato centrale. Comunque, 4 tiri io, 3 il nostro avversario. Vediamo nel secondo tempo, ragazzi, come va. Attenzione ad Hernandez, palla dentro sua e palo. Palo dell'avversario, ragazzi, un po' di fortuna anche per noi, finalmente. Che cazzo. Neymar, ma perché non scarichi prima? Pallone dentro ancora, Padelli. Guardate che casino, ragazzi. Padelli, un'uscita di pugno. Ancora il tiro fuori. Brienza, fermato. De Jong, De Jong. Ancora, salta tutti De Jong. Il tiro di De Jong, il miracolo. Come al solito, ragazzi, non riusciamo a segnare. Attenzione, calcio d'angolo. Pallone messo fuori. Finisce la partita, ragazzi. 0-0. Mi va benissimo perché conquistiamo finalmente il punto per andare in divisione 10. Lui aveva 495 di valutazione, quindi un avversario sulla carta più forte. E ragazzi, abbiamo divorato comunque tutte le azioni da gol. Oggi non era giornata. Ecco le statistiche, vedete, ha fatto più tiri lui, 8, 5 noi.
però 0-0 ragazzi che va benissimo. Eccoci qui ragazzi, questo è il tabellone. Come vedete abbiamo fatto 2 sconfitte, 1 pareggio e abbiamo ottenuto i 5 punti necessari per andare in divisione 10. Quindi nel prossimo episodio inizieremo insieme la divisione 10. Vi invito a lasciare subito un like per supportare questa serie se vi sta piacendo. Mi raccomando, commentate se avete dei suggerimenti da darmi. Condividete il video se l'avete fatto ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Qui sotto, come sempre, trovate tutte le mie pagine social, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se non siete passati, passateci subito. Qui da Angionero 83 è tutto. Ciao, gamers!